per me il mare mi dà un senso di libertà e mi viene la voglia di superare l'orizzonte nella mia vita. Alberto e il mare, una lunga storia d'amore raccontata attraverso tante immagini. La sua passione per la foto è venuta fuori dopo la licenza liceale. Ha provato a fare alcune foto al mare, che lui ama tantissimo da quando era piccolo, ama la natura, ama il verde, ama tutto ciò che lo circonda e soprattutto ama la vita. E appena ha iniziato a fotografare ci siamo subito resi conto che le sue foto erano bellissime e quindi da 2 anni circa è cominciato questo percorso di testimonianza che anche pur essendo disabile e avendo delle difficoltà motorie può fare quello che desidera con la forza di volontà e la passione soprattutto. E abbiamo iniziato a fare delle mostre così per gioco ed è stato un piccolo successo per lui e per la disabilità, perché sono state tanto apprezzate e lui ha continuato a fotografarlo in tutti i suoi aspetti, dalle onde, dal mare calmo al mare mosso, al mare agitato, che per lui non è una cosa negativa, ma la forza della vita, la forza della volontà e la forza di superare gli ostacoli che la vita a volte ci presenta, ma che con l'amore per la vita, per Dio e per tutto quello che ci circonda è possibile superare. Alberto, oltre tramonti, oltre scenari di mare, diciamo, in tempesta, è riuscito anche a cogliere l'attimo fotografando soggetti che guardano il mare. Le nostre sorelline francescane sono state colte in un momento di gioia e di serenità davanti alla bellezza del mare, delle onde del mare. Lui è stato subito pronto a fotografare, a cogliere quell'attimo bellissimo. Infatti questa è una delle nostre foto preferite. Fra l'altro lui fotografava da pochissimo, sono state una delle prime fotografie che lui ha fatto 2 anni fa. Poi lui ama molto fotografare i particolari, c'è una fotografia bellissima di una panchina a Cefalù che per lui rappresenta la solitudine a volte che la vita ci presenta. In un momento viveva un momento di distacco da un'amica molto cara e lui ha fotografato il suo stato d'animo. Non soltanto foto, perché Alberto in un libro ha raccontato tante immagini ma anche tanti pensieri sul mare e sulla libertà. Sì, Alberto piace anche molto scrivere le sue sensazioni e i suoi pensieri e io ho voluto raccogliere in un libro che abbiamo presentato il 17 febbraio, il giorno del suo 22esimo compleanno, dove sono raccolte la sua autobiografia che lui ha raccontato con la sua voglia di vivere e i suoi pensieri in versi e alcune delle sue foto. È venuto un libro molto molto bello lo stiamo facendo girare proprio per dare testimonianza a tutte le persone a cui manca magari il sorriso, la voglia di vivere, per dimostrare che anche con le difficoltà che tutti purtroppo in questa vita abbiamo si può vivere una vita felice amando soprattutto. L'amore è alla base di tutto.